Singolare protesta degli attivisti del Movimento 5 Stelle. Ieri in aula a Sant'Egidio del Monte Albino si sono seduti a sgranocchiare popcorn sotto lo striscione con l'hashtag il cinepanettone per assistere alla seduta che ha sancito la ritrovata intesa in seno alla maggioranza. Una nuova giunta per il sindaco facente funzioni De Angelis, che ha ritirato le dimissioni. Il gruppo di Nunzio Carpentieri, l'ex primo cittadino dichiarato decaduto, schiererà due donne, Anna Gautiero e Lucia Albanese, mentre l'altro gruppo della maggioranza punta su Antonello Matrone e Alfonso Tortora. De Angelis dovrà trattenere invece le deleghe all'urbanistica e ai lavori pubblici, una linea questa che era stata già dettata nel settembre scorso dall'uscente Nunzio Carpentieri. I temi d'intesa sono costruiti perfettamente da questa nuova giunta, che non è altro che la continuazione della vecchia giunta. È soltanto un completamento con l'aggiunta di nuove altre forze appartenenti all'altro gruppo, che nel decreto, la giunta del 28 agosto 2015 non ebbero possibilità di poter aderire a questo mio Quindi decreto. Quindi chiariamo, il nuovo esecutivo da chi sarà composto, e lei tratterrà quelle deleghe così contese, quelle all'urbanistica e ai lavori pubblici? Sì, le deleghe cosiddette del pomo della discordia ritornano al sottoscritto. Per la verità io già ero in possesso della delega lavori pubblici, soltanto che l'urbanistica avevo preferito inizialmente collocarla a un gruppo, poi non mi fu possibile, dovetti collocare anche i lavori pubblici all'altro gruppo. E questa spartizione di queste due materie del settore tecnico rappresentò un po' questo equivoco per cui non si potette procedere con quella giunta del 28 di agosto. Quindi in giunta chi ci sono? Un gruppo rappresentato da due donne, dalla nuova Antri Anna Gautier e da Lucia Albanese, che è una veterana, e poi l'altro gruppo sono stati confermati Antonello Matrone ed Alfonso Tortora. Stasera un lungo elenco di punti, soprattutto debiti fuori bilancio. Sì, debiti fuori bilancio che purtroppo ricadono sul Consiglio Comunale, o meglio sui cittadini di Sant'Egidio, perché comunque sono soldi che vengono presi dalle casse già esigue del Comune. Sono situazioni che purtroppo sono nate negli anni, che noi, almeno l'ultima consigliatura, che non ha molte colpe rispetto ad alcuni di essi. In ogni caso la nostra posizione sarà ferma e netta votando contro i debiti, ma comunque in ogni caso contro la linea dell'amministrazione. C'è stata in questi giorni una polemica a distanza tra lei e il consigliere Annapia Strianese relativa alla situazione della mensa scolastica e all'utilizzo delle stoviglie. L'assessore ha replicato: è solo per contenere l'impatto ambientale. No, mi fa sorridere l'assessore, anzi consigliere assessore, in questo momento non so neanche come definirla. Mi fa sorridere perché allora mi viene da pensare che l'impatto ambientale poteva essere anche pensato ad inizio anno, a settembre, e non a dicembre. L'impatto ambientale sicuramente non viene risolto con l'utilizzo dei piatti rigidi, visto che lavando i piatti si spreca acqua, ci sono gli additivi che non sono depurabili. Ma voglio anche dire che forse ha ragione lei: l'impatto ambientale, alla salute dei bambini non ci pensiamo, forse all'igiene nell'utilizzare i piatti rigidi. Io penso che sia solo una cattiva gestione anche in quel caso della mensa scolastica: non riuscivano più a coprire i costi con il ticket, che parte dello stesso è coperto dalle casse del comune, quindi difficoltà nello gestire la mensa e quindi difficoltà ricadute sui cittadini. Dimissioni ritirate da parte del sindaco, una nuova intesa in maggioranza con una nuova giunta, qual è la sua opinione da ex sindaco e politico navigato di quello che sta accadendo in questo comune? Questo è un accordo preelettorale, paradossalmente però preelettorale per due gruppi distinti e distanti, direi, perché chiaramente nella prossima competizione elettorale questi due gruppi della maggioranza presenteranno due candidati diversi. Quindi non si spiega, per la verità, un accordo che ovviamente è solo di facciata. In nome del cosiddetto interesse superiore del Paese si è voluto evitare un commissario che invece io credo fosse la decisione più giusta, perché poteva assicurare un arbitro imparziale in una campagna elettorale che di fatto è già cominciata e che si preannuncia senza esclusioni di colpi. Mi sembra una decisione assolutamente ipocrita e sicuramente che non tiene conto di quelle che sono le dinamiche manifestatesi in questo periodo, che sono delle dinamiche di profonde divergenze che di fatto non sono state appianate se non in maniera formale.